Bella gentaglia di Shikoku, io sono Luke e oggi vi farò vedere come fare tutte le missioni di quest'ultima settimana su Fortnite. Vi ricordo prima brevemente che, dato che noi riceviamo tutte le missioni in anteprima e questi video escono proprio nel momento in cui escono le missioni, può darsi che non sempre siano corrette. Ci facciamo aiutare dalla pagina chiamata Fortnite Italy News. Vi consiglio di andare al loro Telegram in descrizione, così se vedete che queste missioni non corrispondono a quelle che vedete voi in questo momento su Fortnite, potete trovarle tutte spiegate benissimo sulla loro pagina Telegram. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e buona visione. Eccole qui ragazzi tutte le missioni dalla prima all'ultima e ora non preoccupatevi perché ve le spiego una per una. Ho scritto qui tutte le missioni, la prima è costruisci strutture e diciamo che è decisamente una missione molto semplice, non c'è neanche bisogno di spiegarla. La seconda missione è visita il villaggio vichingo, un cammello e il bus battaglia distrutto. Magari questa missione è difficile proprio per i nuovissimi giocatori che non sanno bene dove si trovano le varie cose, vi dico che il villaggio vichingo è quello sul monte gigantesco che si trova in basso a sinistra nella mappa. Il cammello si trova nella parte desertica della mappa vicino alla stazione di rifornimento e al laghetto che c'è, quindi c'è tipo la stazione di rifornimento, il laghetto e lì vicino c'è un cammello che aspira una cannuccia. E il bus battaglia distrutto si trova a sud-ovest, ossia in basso a sinistra rispetto a Passatempi Pomposi. Ed è proprio, c'è un pezzo di terra tutto distrutto con sopra il bus, che prima era in un posto diverso ma ora l'hanno messo lì. E l'ultimissima delle missioni gratis è cerca forziere a Pinnacoli a Palmeto. Che palle, io odio Pinnacoli quindi dovrò sforzarmi ad atterrarci per prendere tutte le chest, e invece Palmeto ci sta ragazzi, alla fine non ci chiedono di sopravvivere, non ci chiedono di fare kill, i forzieri. Quindi ritornerà un po' la Pinnacoli dei vecchi tempi con un sacco di gente. Che palle. E ora che sono finite le missioni gratuite passiamo a quelle a pagamento, ossia del pass battaglia, che ormai credo che tutti abbiano quasi completato, tranne me. Io sono tipo a livello 87. Devo riuscire a fare tutte le missioni. La prima è pizza. Ah, sarà piazza la torretta montata in diverse partite. E niente, dobbiamo solo piazzare la torretta, quella che spara tantissimo, senza fare nient'altro. Magari ne mettiamo, tipo, ci sono alcune partite che se ne trovano 36 e non le usiamo mai, ne piazziamo una in giro a caso e poi facciamo la nostra partita. Sembrano facili queste missioni sta settimana. La missione successiva dice fase 1 atterra Passatempi Pomposi. Sappiamo che, essendo fasi, ci fa atterrare ogni volta in un posto diverso e purtroppo però non siamo riusciti ad avere in anteprima le fasi successive della missione. Quindi come al solito vi dico che se vi serve il posti precisi dove atterrare lo troverete sulla pagina di Fortnite Italy News, altrimenti questa missione non è una di quelle difficili in cui bisogna fare cose particolari e li trovate direttamente in alto a sinistra quando giocate, vi dice il posto e voi atterrate lì o planate lì. La penultima missione dice completa le prove a tempo con i veicoli. No raga, vi prego, no. Io odio le prove a tempo, perché? Perché esistono? Io farei un ticket alla Epic e le chiedo, per favore, vi giuro faccio il bravo, shoppo tantissimo con il codice LiuxiKokujin, shoppo tutto quello che mi chiedete di shoppare, però vi prego le prove a tempo no. Con i veicoli tra l'altro. E come ultimissima missione per terminare in bellezza abbiamo le eliminazioni con i fucili a pompa nella fase 1. Mi sa che non sono 500 eliminazioni, ma magari sono 500 danni o 5 eliminazioni, insomma dobbiamo fare robe con le armi. E comunque di solito sono a fasi successive, quindi c'è quella con i fucili a pompa, poi quella con i fucili d'assalto. Insomma, per fare queste missioni non so voi, ma io praticamente gioco e basta. Sono molto semplici. L'unica cosa difficile di sta settimana quindi è la cavolo di prova a tempo. E niente ragazzi, il video termina qui. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo punto e vi ringrazio anche tantissimo per il supporto che ci state dando. Devo prendere un po' d'aria in questi video perché sennò muoio. Vi ricordo di passare dal nostro Instagram in cui mettiamo un sacco di foto ignoranti e dal nostro Twitch in cui c'è Fra che è praticamente sempre in live. E per ora io non posso far altro che salutarvi e ringraziarvi perché noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Bella!